tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Milan-Genoa 3-1. Una partita presa un pochettino sotto gamba, però alla fine quello che contava era la qualificazione e va bene. Prima di cominciare però ragazzi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, è una sorpresina. Fa pure rima. Ok. Se fate iscrivere due persone al nostro canale, avrete la possibilità di partecipare a una live con noi, da organizzare poi su un qualche social, perché tanto noi siamo dappertutto. Lo vedete qua sotto, tutti i profili social di Milan Inside, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, siamo dappertutto, quindi la organizziamo tranquillamente la live. Quindi fate iscrivere due persone e sarete nostri ospiti, ci faremo due chiacchiere sul nostro amato Milan. In più, in descrizione c'è il mio sito, il mio profilo Instagram. E il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, come dicevo poco fa, una partita ha preso un pochettino sotto gamba, diciamoci la verità, dove praticamente cominciamo a giocare solo nel secondo tempo. Il primo, se il Genoa avesse chiuso 2-3-0, non c'era niente da dire. Però alla fin dei conti quello che contava era la qualificazione. Avrei evitato sinceramente un atteggiamento del genere, perché un attimo che subito escono i tifosi, quelli nocivi per così dire, che dicono: ah, ma non riusciamo a battere il Genoa, bibibubum. E sinceramente mi sarei evitato più che altro quei 30 minuti in più dei supplementari. È vero che dovremmo giocare lunedì, se non ricordo male, e quindi non domenica, un giorno in più, però occhio a non commettere più l'errore di sottovalutare le partite, perché è un attimo che veniamo puniti, e se in Coppa Italia c'è un attimino un po' di margine di recupero dovuto al fatto che poi metti i titolari e recuperi, se lo fai già con i titolari in campo, poi in campo diventa difficile. E lunedì abbiamo una squadra che già l'anno scorso ci ha praticamente, per così dire, fatto terminare il sogno scudetto. Quindi occhio, occhio, non commettiamo più questo errore. Allora ragazzi, partiamo con le pagelle. Pagelle, Maignan voto 6,5. Ha avuto più da fare oggi che non contro il Venezia sabato, domenica, pardon. Ha avuto più da fare ieri sera contro il Genoa che non contro il Venezia. Ha dovuto disinnescare un paio di palloni antipatici, uno nel primo tempo e l'altro poi su Ghiglione nei tempi supplementari. Sul gol non poteva niente, quindi 6,5. Kalulu, bella partita di Pierre, gli do un 7, un 7, un 7 perché non ha sbagliato niente. Autoritario, spesso in anticipo, non gli sono praticamente mai andati via. Bella, bella partita veramente. Gabbia ha avuto 6. Meno appariscente, ecco, per così dire, rispetto a Kalulu, però pure lui non ha commesso gravi errori. Alla fine dei conti il gol subito viene da un bel calcio d'angolo battuto in maniera perfetta, è uno stacco di testa altrettanto perfetto, dove doveva marcare meglio Teo. Però per il resto il Genoa sì, si rende pericoloso con dei tiri un po' diciamo da lontano, non occasioni nitidissime davanti al portiere. Quindi anche lui, alla fin dei conti, non commette errori, un po' meno appariscente, voto sì. Tomori, 6 d'ufficio,
Speriamo non sia niente di grave, speriamo non sia niente di grave perché altrimenti si mette veramente male lì in difesa. Il suo infortunio potrebbe accelerare la trattativa per i difensori e con un Botman che se ne è stato tolto dal mercato, un Bremer che sta per rinnovare, Bellì e Diallo impegnati in Coppa d'Africa, occhio alle sorprese, occhio a nomi mai usciti, mai nemmeno lontanamente accostati a Milan. Teo Hernandez, voto 6,5, che è la media tra i 5 del primo tempo e l'8 del diciamo secondo e supplementare. Alla fine dei conti fa due assist importanti per due gol. Nel primo tempo non riesce praticamente a congiungersi perfettamente con Rebic, pur essendo uno di quei pochi che a volte riesce a diciamo offendere, a tagliare la difesa del Genoa, però su quel calcio d'angolo deve coprire, deve difendere molto meglio. Quindi 6 e mezzo per Hernandez. Tonali gli darei un 6 e mezzo perché nel primo tempo è stato praticamente il meno peggio e poi ha tirato la carretta per tutta la partita. Quello che a centrocava dava un minimo di, sia pure lui ha sbagliato qualche pallone di troppo, però è quello che dava un po' più di fosforo, un po' più di luce alla manovra. Va vicino a un gol, un'uscita veramente di forse di un millimetro, sarebbe stato un gran bel gol veramente. 6 e mezzo per Tonali. Krunic voto 5 e mezzo, purtroppo non ripete la partita buona fatta in quella posizione contro la Roma. Molto distratto, perde tanti palloni, nemmeno fisicamente riesce a farsi valere, infatti viene sostituito poi da Bakayoko. Andiamo sulla tre quarti, facciamo prima i titolari e poi i panchinari. Messias voto 5, non è azzeccata praticamente una, non è riuscito a saltare l'uomo. La versione Mr. Hyde del giocatore ammirato contro la Roma, per intenderci. Voto identico 5 per Maldini, che praticamente si rende solo pericoloso all'inizio, così come Krunic su quel colpo di testa dove è cascheggiata la traversa, però poca roba veramente, poca poca poca, non basta. Può essere una soluzione darlo in prestito per farlo maturare un pochettino e farlo tornare più pronto. Rebic voto 6 è quello che dei trequartisti titolari che partono dall'inizio cerca qualche azione di più. In effetti, qualche volta, più di una volta, salta l'avversario, mette in mezzo dei palloni, però oltre Giroud mancava sempre o Messias o Maldini. Se ha fatto i suoi 60 minuti già previsti, speriamo che si ripeta ciò che è successo nelle antecedenti due stagioni. E praticamente da gennaio lui scoppia perché ne abbiamo di bisogno. Giroud voto 7. Chi non capisce di pallone dice che quel gol fatto da Giroud è facile. È un gol di una difficoltà immane. Bellissimo, stacco perentorio, ma su quello non ci sono novità. È un gol difficilissimo perché pallone, per quanto è preciso, l'assist di Teo non è fortissimo e dare quella forza è sinonimo di un grande gesto tecnico. In più, il difensore che sta davanti a lui a praticamente un centimetro di distanza va a vuoto e questo poteva metterlo anche in difficoltà. Quindi voto 7 per Giroud. Per quanto riguarda i subentrati, a parte Robak che chiaramente è senza voto perché entra agli ultimi 2 minuti, Florenzi 6,5, entra molto molto bene. Alessandro, sono veramente contento di vedere quando gioca bene perché ho sempre stravisto per lui e ci sta veramente bene.
nel Milan, e per 4-5 milioni che il riscatto, il diritto di riscatto stabilito, è un affarone. Bakayoko, leggermente meglio rispetto a Krunic, non peraltro perché recupera parecchi palloni. Diaz, finalmente una prestazione un po' più, sia pure perde qualche pallone perché si ingaponisce, stile alla Hernandez, oserei dire, però molto più nel vivo e molto più pungente ieri. Saelemaekers voto 6, bisogna essere oggettivi e obiettivi. Se non era per il gol, ieri Saelemaekers ha fatto una partita forse da 3-3,5 massimo, sbagliato tutto. Però alla fine fa il gol che chiude la partita, quindi la sufficienza la prende. E veniamo al migliore in campo, 7,5, meglio Leao, che praticamente risolve la partita, dà il là ad Hernandez per il cross dell'1-1, fa il 2-1, era chiaramente un cross il suo, però esce un gol bellissimo. Anche lui, la sua prima reazione ha fatto proprio capire che fosse un cross, e poi partecipa anche all'azione che poi dà, diciamo, il là alla sgroppata di Theo per il 3-1, però è lui che cambia la partita. 7,5 per Leao, quindi praticamente migliore in campo Leao. Ah, il mister, mettiamo 6, che sarebbe il 5 tra la formazione titolare e il 7 dei cambi, mettiamola così. Ha detto anche lui stesso, ha messo, è stata colpa mia, diciamo, l'atteggiamento di inizio partita, e quindi diamo comunque un 6 di media. Migliore in campo Leao, peggiore in campo da decidere tra Messias e Maldini. Dispiace in entrambi i casi darla uno dei due. Vabbè, li metto in coppia, non sarebbe giusto nei confronti né dell'uno né dell'altro. Quindi Messias e Maldini, peggiori in campo. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente like al video, iscrizione, attivate la campanellina, fate iscrivere due persone e parteciperete a una live con noi, ragazzi, ve lo ricordo, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, quello mio personale di Instagram, il sito internet, quanto è bello Milan Inside, ma quanto è bello, ieri vi abbiamo portati certi contenuti su Instagram, andate a rivederli se vi li siete persi, ragazzi. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!